Ciao a tutti, oggi da restaurare abbiamo questo tavolino da lavoro, tavolino di servizio, a cui si è spezzata una gamba e ce n'è un'altra che è in cattive condizioni. Non posso metterlo in piedi perché appunto senza questa gamba non starebbe in piedi. Vi voglio mostrare però com'è fatto questo tavolo. Vedete, ci sono queste due ali laterali possono essere fissate mediante questi sostegni. Poi ha un vano anteriore a due cassetti laterali ed anche questo spazio che conteneva appunto forse il filato e altre cose al di sotto. Un bel tavolino, tra l'altro in radica, con tutto un piano bello in radica. Un tavolino che tra l'altro da questi buchi di tarlo che vedo già richiusi è probabilmente stato in passato restaurato, ma le condizioni di questa gamba, vedete, sono veramente da rimettere in sesto. Le due gambe erano state fissate con tutta una serie di chiodi. Mi avvicino, vedete che ci sono questi chiodi che andranno tolti e si dovrà rimettere una spina intera per fissare la gamba, ma cercando anche di tenere queste parti che vanno poi rincollate. Idem quest'altra gamba che non ha molta stabilità e siccome è piuttosto pesante va fissata nel migliore dei modi. Anche qui abbiamo dei chiodi che fissano la gamba, vanno tolti e va messa una spina. Thank you.
dopo aver non senza fatica tolto le gambe, adesso sto ripulendo tutti i pezzetti dalla parte superiore della gamba dalla polvere, e poi provvederò a passare un consolidante liquido. Poi vi metto magari il link in descrizione. Questo consolidante penetra all'interno delle fibre del legno quando è tarlato, facendo in modo di rinforzarlo per poi poter essere incollato nuovamente. Una volta asciugato, utilizzo la colla vinilica e comincio ad assemblare la parte di gamba, rimettendo tutti i pezzi. Poi, per poterla stringere, utilizzerò delle fascette. Devo avere cura di cercare di far combaciare il più perfettamente possibile i pezzi. Metto anche un po' di nastro di carta per tenerlo fermo e, utilizzando delle fascette, stringo le parti. È asciutto, è stato ricostruito. Ora devo incollarlo nell'altra parte della gamba, cercando di farlo aderire il più possibile. Poi, una volta asciutto, rimetterò la spina, quindi forerò nuovamente la gamba e inserirò una spina che mi servirà poi per fissarla al mobile. Uso la colla vinilica in abbondanza. Sia gliela do sia in questa parte che nell'altra parte della gamba. Ecco, ora faccio attenzione. La fortuna è che comunque la parte corrisponde, quindi c'è solo da incastrarla nel lato giusto. Vedete che va perfettamente a chiudersi. Ora mi aiuto con un martello. Qui non metterò morsetti, lascerò soltanto asciugare la gamba così com'è. Infatti, vedete che coincide perfettamente
e ora la lasciamo asciugare. Per poter spinare la gamba dovrei utilizzare il trapano a colonna per riuscire a fare dei buchi perfettamente perpendicolari. Siccome non posso mettere né le gambe né il mobile sotto il trapano a colonna, utilizzo un piccolo trucco. Prendo un pezzo di legno alto circa 4 cm, faccio un foro dello stesso diametro della spina che andrò a mettere, poi con la sega circolare taglio un pezzo lasciando a vista una parte del foro. A questo punto fisso la gamba nel morsetto e con un altro morsetto blocco il pezzo che ho forato. Questo fa in modo di avere una perfetta guida per il trapano che sia sufficiente per riuscire a tenere perpendicolare il foro in modo che la gamba poi risulti perfettamente allineata. Faccio la stessa operazione anche forando il mobile. Fissare le gambe al mobile, volevo mostrarvi il perché ho scelto di utilizzare una spina del diametro di 10 mm di un centimetro invece di una spina più grossa vista la dimensione delle gambe. Questo è dovuto al fatto che il legno tutto attorno alla gamba nella parte superiore per il problema del tarlo è molto deteriorato. E invece qui ho inserito, come vedete, sono riuscito a fare il buco in una spina più grossa che è ben ancorata nel legno. Lo stesso vale per quest'altra. Il rischio di mettere una spina più grossa in una situazione purtroppo deteriorata come questa, si rischiava di rompere la gamba e non avere abbastanza legno per ancorare la spina. Facendo così sfrutto il fatto che la spina che c'era prima è ben incollata e mi serve anche da supporto. Adesso provvedo a incollare le gambe al mobile. Ed ecco il nostro tavolino in radica ultimato, ora lo potete vedere aperto. Sono riuscito a fissare le gambe. C'è da dire che queste gambe sono piuttosto esili in rapporto alla dimensione e al peso del tavolo. Probabilmente chi l'aveva costruito aveva pensato più all'aspetto estetico che all'aspetto funzionale. Devo dire che ora come oggetto d'arredamento è un bel pezzo. Come sempre grazie per aver guardato il mio video. Se vi piacciono i miei contenuti a base di restauro, doratura foglia oro e quant'altro riguardante l'artigianato, iscrivetevi al mio canale, mettete pure mi piace anche a questo video
Se avete dubbi o domande, come sempre, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!